Cherubino! Eccolo. Che hai fatto? Ho rotto un piotto. Hai cosa? Ho piatto un ratto. Hai rotto un pane. Hai retto un piatto. Hai rotto un piatto. Hai caduto sul piede. Tanto per cominciare, vero? Inutile che Rubino, tu cosa ti sei messo in testa? Ma tu devi capire che non c'hai pelo. Ma no, dicono sei più il giornalaio, Cherubino il giornalaio. Io lo so. Ah, non sei più il trovatello, il figlio di ignoti. Cos'hai detto? Il figlio di ignoti. Guarda come pare che ti do una sberla io, Perché? Sono mica figlio di ladri io. Ti ha detto che sei figlio di ladri. L'hai detto tu adesso. Io neanche per idea. Hai detto figlio di ignoti. E beh. E non leggi mai il giornale? Leggi mai il giornale? Tabaccheria svaleggiata dei soliti ignoti. Ma no, niente, devo dire che non sei più un figlio naturale. Sono un figlio artificiale. È naturale che sei... No, voglio dire, no, non sei artificiale, ma è naturale che sei... non sei più naturale. Non mi fare confusioni, ti prego. Tu lo sai che il duca delle cavallette ti ha riconosciuto come suo figlio legittimo. Sì, oggi sei nobile, hai 3/4 di nobiltà. Solo? Come sono? 3/4? 3/4. Porco, neanche mezzo litro? Come mezzo litro? Ma dico almeno un bicchiere. Ma quale bicchiere? Un gotto, ciò di Verona, ma vai! Metti giù le mani, non toccare la gente così! Pensa che fra poco ci sarà un cocktail in tuo onore. Cosa fanno? Ci sarà un cocktail in tuo onore. Cos'è? Dove si beve, dove si brinda. Un cocktail? Cocktail. Cosa vuol dire? Coda di gallo. E mi bevo una coda di gallo, mi bevo una... Ma no, si chiama così per i vari colori, i vari sapori, capito? Cocktail. E andrai a contatto con tutta l'alta società, con tutto il mondo bene, con tutta la nobiltà, e tu devi imparare ad avere un po' di savoir-faire, un po' di savoir-vivre. Un po' di savon par la berbe. Pour la berbe. Che savon par la berbe? Devi imparare a essere un po', non so come dire, un po' dégagé. Sì, devi essere morbido. Devi avere... Che fai? Ma la vuoi smettere di dire delle sciocchezze? Volevo avvertirti di alcune anomalie delle persone della tua famiglia. C'è per esempio Donna Clemenza, tua zia. Donna Clemenza che fa? Sì, la moglie di un roccolo, quella signora anziana. Quella soffre di sonnambulismo. Cos'è? Sonnambulismo. Soffre? Sì. Ma ha un provato con un po' di bicarbonato? Cosa c'entra il bicarbonato? Il bicarbonato fa sempre bene. Ma tu lo sai che cos'è il sonnambulismo? È una strana malattia. Uno va a letto, si addormenta, tutto a un tratto, nel bel mezzo della notte, si alza, dormendo, con gli occhi aperti, e cammina. Si alza. Dormendo. Con gli occhi aperti. Cammina. Con le gambe, sì, lo so di tu. Vabbè, cammina con le gambe, ma con gli occhi aperti. Ora, vedi, la zia Clemenza ha una strana mania, fa delle cose stranissime. Lei tutto quello che trova lo porta a letto. Guida. Ti dico, vai in cucina, lei ha la mania di andare in cucina. Sì. Le volte torna a letto con una scopa, con un secchio. A letto? Con un catino, sì. Se le fai, torna da letto con uno scaldino. Lo scaldino? Oh, lei da una parte, dove rocco dall'altra, lo scaldino in mezzo. Lo scaldino. No, che c'entra in mezzo? Non so dove l'ha messo. Non so, va lì, apre la dispensa, che c'è un pollo. Porta via il pollo. Porco. C'è un piatto di verdura. Porta via il piatto di verdura. C'è un piatto di ravioli. Porta via i ravioli. No, i ravioli non ci sono. No, dico, ma se ci sono i ravioli, porta via i ravioli. Va bene, ma non ci sono i ravioli, dunque. Perché non ci sono? Perché non ci sono. Potrebbero anche esserci i ravioli. Va bene, ma non ci sono. Volendo. Neanche volendo. Non ci sono e basta. I ravioli. Non ci sono. Ma un piattino piccolo. Neanche un piattino piccolo. Un ravioletto? Niente. Ma guarda, un po' se passano, ci sono i ragazzi. T'ho detto di no. È fissato. Non ci sono. No. Va bene, ci sono i ravioli. Sto meglio. Sì, stai meglio, dovresti vergognarti, pensi solo a mangiare, ma non hai visto qui la galleria dei quadri dei tuoi antenati? Allora, viste, perché cosa c'entra? Ma come cosa c'entra? Perché mangio con le mani? Ma naturale, quella era gente che pensava solo a combattere, a vincere delle battaglie, ma hai visto dai tempi di Giulio Cesare in poi, 300, 400, 500, ma non hai visto i tuoi prodi antenati con la corazza, non te li immagini a cavallo, alla testa dei loro cavalieri e gridare, andate, prendeteli! I ravioli! I ravioli, che sono...
ravioli, che ravioli, andate, prendeteli. A me non mi piace quel quadro dove c'è Giulio Cesare. Perché? Giulio Cesare è l'uomo più odiato dalle galline. Giulio Cesare è odiato dalle galline? Le galline non lo potevano vedere. Mai sentito dire. Perché le galline non potevano vedere Giulio Cesare? Perché ha ammazzato 1 milione di galli. Come, non hai mai sentito? Hai mai sentito dire questo? Ah, guarda, io quando sto vicino a te mi sento mezzo scemo. Stai già meglio allora. Sì, sì. Dico, guarda, dico, la devi smettere, perché non voglio essere preso in giro da te, eh? Quelle che ti racconto non sono storie, non sono bugie, sono tutte verità. Ah, sì? Certo, ricordi che io sono un uomo sincero. Io non ho due facce. E lo credo. Quando si ha una faccia come la tua, basta una sola. Basta, e vattene, vatti a cambiare. Vado a cambiare. Vai a cambiare. Ti vesto? Sì, ti vesto. Dopo vestito me le dai? Che cosa? I ravioli? Te lava! Via!